Salve, questo è un tutorial fatto da un adulto per gli adulti, visto che i tutorial fatti per gli over dei ragazzini non si capiscono perché i ragazzini si mangiano le parole. Questo è un overboard, ruote da 10 per adulti. Si accende da sotto, ma sono tutti uguali e si equilibra da sotto. Io ho montato un manubrio con delle fascette proprio fatte in casa, perché così è molto ma molto ma molto più stabile, se no si cade. Per salire subito deciso e basta, non bisogna pensare perché sennò si va per terra e poi si va avanti o si va indietro, semplicemente pensando a quello che vuoi fare, non a dove deve andare l'overboard. È tutto naturale e bisogna solo avere equilibrio. Senza questo si è meno stabile e si cade. Invece con questo è un'altra cosa. Va fissato perché quelli che vendono non si possono fissare. Invece io l'ho bloccato al telaio e va benissimo. Ponendo avanti indietro. Adesso qua in discesa è tutto rovinato il pavimento, ma come vedete non cade. Difficoltà nessuno. Col manubrio che costa 10-15 euro su internet è tutta un'altra cosa, perché sennò bisogna stare perfettamente in equilibrio ed è più difficile, perché non avendo un appoggio con questo è un'altra roba. Per spegnerlo si ferma, si scende e si prende. Questo permette anche di sollevarlo e portarlo in giro, oppure per alzarlo e fargli fare gli scalini. Se il video vi è piaciuto mettete un like. L'operatore si chiama Edoardo e io ho finito. Buon divertimento.